E allora, che avete fatto oggi? Io oggi per la prima volta ho letto la favola di Cenerentola a mia figlia. Che bella è quella favola, bellissima. Però devo dire che rileggendola si capisce che l'ha scritta un uomo. Perché noi donne sappiamo quanto fa male una scarpa di vernice. Figurati se ce l'andiamo alla festa da ballo con la scarpetta di cristallo! È facile trovarla l'indomani, è quella con i piedi gonfi, non è che ci vuole molto tempo. Però devo dire che, d'altra parte, si sa che noi donne l'avremmo scritta in maniera diversa, ma perché il cervello delle donne è strutturato in maniera diversa da quello degli uomini ed è stato spiegato scientificamente, non è che lo dico io. La scienza dice che i livelli di estrogeni elevati nelle donne favoriscono i rapporti neuronali tra la parte destra e la parte sinistra del cervello. Avete capito cosa ho detto? Solo le donne. Invece, l'eccesso di testosterone negli uomini rallenta i rapporti neuronali. Praticamente a voi uomini è il testosterone che vi fotte. Considerate che il testosterone è un ormone prodotto dai testicoli. I vostri ragionamenti partono dalla zona sbagliata. Non avete speranza. Ma infatti, quello che dico io è che gli uomini non dovrebbero fare niente, non dovrebbero avere ruoli di potere, altro che direttore generale, amministratore delegato, addirittura fanno i politici. Ma siamo pazzi. Magari capita che c'è una nazione che c'ha un presidente col testosterone eccessivo. Capita. Durante una riunione importante con tutti i ministri, arriva il ministro della difesa, presidente, allora che facciamo? L'attacchiamo o no la Groenlandia? In quel momento passa una bonazza. Beh, però in effetti a questa due colpi glieli darei. E scoppia la guerra. Allora, il cervello degli uomini in un giorno riesce ad elaborare 4.000 parole, quello di una donna 8.000, il doppio. A metà giornata loro sono così. Perché non parli? Non mi rispondi? Questo silenzio lo pagherai. Non lo fanno per male, le hanno finite. Non ne hanno più. So, hi. Ti ho fatto male? No, scusa. Well, what to say? I'm here in Italy because Madonna said Italians do it better. That's why I'm here, you know. To be honest with you, I don't care about talking. I've been talking for 45 minutes right now. It's enough. You know, I'm just looking for a macho man, you know. I just want a long, strong, good fuck man. I just want to grab your head and move and move and shake and slap. You know, fuck me per 5 ore. Bye. Ciao. Ciao. Hi. English. American. America. Translation for the people qui a Milano. So I'm here. Lei è qui. Just looking for someone to fuck. E cerca qualcuno per, To fuck. Sì, per quello. Do you want to fuck with me? Ti voglio faccare con lei? Come on. Forza. You have 3 seconds to think about it. Per pensarci. One. Uno. Two. Due. Tre. Tre. Dino, un suono è uguale a tutto il mondo. Che pirla. Giamma. Ma che pirla. Ma dai. Ciao. Gianluca, piacere. Ciao. Ciao. De Angelis. Come fai a saperlo? Scusami. Liceo Beccaria, sezione B. Patrizia Contini. No. Silvia Del Bosco. No, dai. Raffaella Mantovani. No, ma no. No, già quella era più tracagnotta, è vero. E dammi qualche indizio, è passato tanto di quel tempo, non è facile così, Guarda gli occhi. No. Ettore Moschini. Scusa un attimo, stai lì, non muoverti. Gianmarco? No, c'è anche Pozzoli. C'è anche Pozzoli, sì. Sera. E buonanotte. Hai visto chi è? Chi è? Ettore Moschini. Ma dai. Come mi trovi? Ho fatto la tinta.
I Sagappa! Morto sulle strade di Gioia Tauro, la Opel di Vincenzo si è impaltata nel fango. Scendo la mia zappa dal baule, che la tengo che non si sa mai, ma non c'è scavo una gomma, quell'alcia si abbuca. Yeah.